tipo il people. Buongiorno. Io ho un caldo, ma un caldo. Vorrei mettermi in una cella frigorifera. Mi sono appena presa una bottigliona di quell'acqua aromatica che ho fatto questa mattina. Se voi come me non bevete molto, cioè non sentite tanto la sete, vi consiglio di fare queste acque aromatiche con appunto limone, menta, quello che più vi piace, perché sono veramente super dissetanti e ti lasciano il sapore in bocca, cioè super buono. Allora, oggi è una giornata di assestamento, nel senso che avevo una consulenza questa mattina, ma l'abbiamo spostata un altro giorno. E quindi me la sono presa comoda per fare un po' di amministrazione. Sono andata a prendere le buste paga, ho fatto delle firme, ho mandato delle mail, insomma, ho fatto un po' di roba noiosissima di burocrazia. Adesso, tra un'oretta, ho un videocorso al quale partecipare, e quindi nel frattempo chiacchiero un po' con voi. Ho pensato di parlare oggi di siti web, dell'importanza di avere un sito web. Perché questa cosa? Allora, innanzitutto, se non sapete chi sono, perché siete approdati su questo video così, in modo totalmente casuale, io sono Arianna Testi, sono una Holistic Business Strategist. E cosa fa un business strategist? Una business strategist fa strategie di business, quindi praticamente io aiuto piccoli business, freelancer, imprenditori a creare delle strategie di comunicazione che siano sostenibili, consapevoli per raggiungere i loro obiettivi di business, quindi capire un po' come utilizzare i vari canali di comunicazione, il sito web, i social media, la newsletter, per far sì di creare una relazione positiva con il proprio pubblico e promuovere quelli che sono i valori del brand per poi alla fine raggiungere gli obiettivi di business che sono appunto fatturato, visibilità, a seconda del periodo. Perché decido di parlare di siti web? Cosa c'entrano con la mia figura? Allora, innanzitutto un sito web è parte fondamentale di una strategia, della presentazione di un qualsiasi business brand ed è un elemento fondante proprio di una qualsiasi strategia di comunicazione digitale fatta bene, fatta in modo consapevole. E più perché io a un mesetto fa circa ho lanciato un nuovo servizio che si chiama Make Yourself at Home ed è un servizio appunto di sviluppo siti web con la piattaforma Squarespace. Se vi interessa, trovate il link diretto alla pagina sul mio sito web in description, nella descrizione qui sotto. Però oggi volevo parlarvi dell'importanza del sito web in generale. Perché? Perché nelle ultime settimane ho cercato di organizzare un po' queste giornate estive, nel senso che le giornate appunto sono più lunghe, io soffro moltissimo il caldo. Quindi rarissimamente vado in spiaggia a prendere il sole, a crogiolarmi. Così la batteria scarica, come al solito. Sono preparata questa volta. Sto appunto cercando di organizzare queste giornate estive per fare delle cose che solitamente non faccio, quindi magari weekend in agriturismo, piuttosto che attività passeggiata a cavallo o mini corsi, degustazioni e via dicendo. Qualcosa di interessante che mi porti fuori dalla mia quotidianità. E quindi sto guardando parecchi siti web. E la cosa mi amareggia veramente tanto perché ci sono delle realtà che magari hanno anche un'offerta interessante e che magari su Instagram fanno anche un buon lavoro, ma poi hanno un sito web che non supporta questa immagine del loro business e il valore che loro realmente offrono al cliente. E bisogna sempre ricordare che quando ci si promuove online,
il possibile cliente non ha la possibilità di vedere in prima persona, toccare con mano il nostro prodotto e servizio. La sua opinione su di noi se la fa online tramite le cose che trova. Quindi, se io ho magari una pagina Instagram fatta bene con delle belle foto, ma poi il sito web è palesemente vecchio, con una comunicazione confusa, senza avere una spiegazione precisa e dettagliata dei servizi, dei costi, eccetera, eccetera. Tutto il bel lavoro che noi facciamo sui social non serve a niente. Perché è molto meno probabile che un cliente converta, quindi decida di acquistarci. Il primo motivo per cui è importante avere un sito web è per costruirsi la propria autorevolezza. Quindi cioè costruirsi proprio l'immagine del proprio brand. E questa immagine dovrebbe rappresentare il valore del nostro prodotto, del nostro servizio. Ci sono delle realtà veramente belle, dei progetti belli che però non si sanno presentare online. E questo può essere dovuto al fatto che magari il sito è vecchio, è stato fatto 10 anni fa e non è stato mai aggiornato. E in questo caso la mia domanda è: se voi avete un negozio e 10 anni fa avete allestito la vetrina, vuol dire che voi non toccate mai più quella vetrina? Cioè, vuol dire che voi lasciate quegli stessi oggetti lì con la polvere che si accumula nei ragni e via dicendo senza mai toccarli. Pensate che quella vetrina vi aiuti ad acquisire nuovi clienti? Domanda palesemente retorica, assolutamente no. Quindi, come una vetrina di un negozio, anche il sito web va aggiornato perché i gusti del design cambiano, le funzionalità richieste dai clienti cambiano. Presumibilmente anche il nostro business cambia ed evolve, quindi è importante che comunque l'immagine del nostro brand, per quanto rimanga fedele a quella che è la nostra brand identity, il nostro logo, eccetera, eccetera, evolva nel tempo con anche quelli che sono, non voglio dire le mode del momento, però il livello di mercato, cioè se il tuo sito web era futurista o comunque super moderno 10 anni fa, le cose cambiano, quindi quel sito web confrontato con quelli attuali risulterà comunque vecchio e quindi l'immagine percepita dall'utente potrebbe essere di minor valore rispetto a quello che è il vostro reale valore. Non è sempre così, ci sono dei siti web fatti 10 anni fa che vanno ancora benissimo. In quel caso, magari l'elemento da tenere in considerazione è appunto il non far morire il sito web, nel senso di va bene che lasci inalterato il design, ma magari i contenuti un pochino andrebbero aggiornati. Un'altra cosa, magari a volte quello che ho visto parecchie volte e che magari viene dato un po' per scontato, è trovare un modello grafico, quindi uno stile nel nostro sito web che effettivamente ci rappresenti. Ci rappresenti come professionisti, rappresenti i nostri valori, rappresenti il nostro brand, la nostra tipologia di esercizio. Vedo a volte dei siti web di realtà, cioè che hanno uno spirito molto preciso, dei siti web completamente diversi, loghi che non c'entrano assolutamente niente con, non rappresentano la filosofia dell'azienda. Allora, in questo caso, uno, è importantissimo lavorare sulla brand identity, quindi con una persona che fa non solo il logo, ma vi cura proprio l'immagine del brand, e l'altro è assicurarvi di lavorare con professionisti di cui apprezzate il lavoro, nel senso che ci sono tantissimi sviluppatori o web designer bravissimi sul mercato in tutta Italia, all'estero, eccetera. Potete lavorare potenzialmente con chiunque. Quello del web designer alla fine è un po' anche un lavoro di un artista, nel senso che c'è un modo di lavorare, un modo di approcciarsi al lavoro che è identificativo della persona che lo fa. Ed è giusto che sia così perché un artista,
Se tu sai disegnare, potenzialmente potresti fare qualsiasi tipo di disegni, ma se fai quello che realmente ti piace, ti viene mille volte meglio. Quindi, quando cercate qualcuno che vi sviluppi il sito web, cercate di individuare anche una persona che effettivamente, di cui effettivamente apprezzate il lavoro. Quindi studiatevi i loro portfolio, i siti web che hanno già sviluppato, il loro stesso sito web se l'hanno sviluppato da sola e procedete solo se veramente vi identificate in quello stile e pensate che sia quello giusto per il vostro business e non solamente perché quella persona è brava, mi è stata raccomandata, allora vado con lui, perché è un po' come già lo psicologo, bisogna trovarsi. L'altro motivo per cui avere un sito web fatto bene e aggiornato è importante è il posizionamento SEO, che è un'altra di quelle cose che ormai sarà perché, ma ne parliamo da secoli del SEO, della SEO, della sua importanza, eccetera, che ormai sembra un po' passata di moda, ma in realtà non è assolutamente così. Cos'è la SEO? Allora, la SEO è l'acronimo per Search Engine Optimization, quindi l'ottimizzazione per i motori di ricerca. L'ottimizzazione di cosa? Del sito, dei test, eccetera, per il motore di ricerca. Perché sono importanti i motori di ricerca? Perché sono gli strumenti più utilizzati, specialmente Google, dagli utenti per ricercare informazioni. Quindi se il nostro sito web esce tra i primi risultati di ricerca di una qualsiasi domanda, relativa ovviamente al nostro business, noi abbiamo possibilità di essere visti da nostri possibili clienti, quindi abbiamo più probabilità di essere acquistati. Ora, lo so che è una noia assurda, che palle la SEO, che palle le parole chiave, è molto più bello concentrarci su Instagram e le fotine, gli hashtag e gli Instagram stories, ok? Anche se in realtà molte cose molti concetti si ritrovano in ogni campo. Però, se ci pensiamo, se una persona, un possibile cliente, ha bisogno di un servizio o di un prodotto come il nostro, dove lo va a ricercare se non ha un'idea chiara, cioè se non ha un brand di riferimento, dove lo va a cercare? Probabilmente su Google e non su Instagram. Quindi se io ho bisogno di un agriturismo nei dintorni di Ravenna, dove lo vado a cercare? Non è che cerco agriturismo Ravenna su Instagram, molto più probabilmente andrò su Google e a cercare gli agriturismi, anche perché poi dopo ho TripAdvisor, Booking, le recensioni di Google stesso, quindi ho la possibilità di farmi un'opinione più ampia con anche il parere di altre persone non proprietarie dell'azienda. Poi magari uso anche i social per andare a vedere più foto e cosa è successo nei dintorni, eccetera, eccetera. Però la prima ricerca solitamente viene fatta su Google. Quindi se io non sono presente su Google, mi perdo tutta quella possibilità di traffico. Però per essere posizionati sui motori di ricerca, sì, è importante scrivere i testi anche in ottica SEO, non solamente in ottica SEO, ma pensando anche alla SEO. Ma è importante avere anche un sito web che ci sostenga, nel senso che non è che i risultati di Google vengono dati unicamente in base a tu usi quella parola chiave all'interno del tuo sito, allora ti metto tra i primi risultati. Assolutamente no. Google in questo caso ha una sorta di punteggio, anzi ne ha due di punteggi. Uno si chiama Domain Authority, quindi autorità del dominio, e l'altra è Page Authority, quindi l'autorità di una singola pagina. Questo punteggio viene calcolato sulla base di tanti elementi, quindi sicuramente i testi, la presenza di parole chiave, l'ottimizzazione, l'usabilità del sito, quindi se il sito è facile da utilizzare, da navigare, se gli utenti effettivamente apprezzano quel contenuto, quindi se gli utenti arrivano su una pagina e rimbalzano fuori 2 secondi dopo, per Google quello è un messaggio che quella pagina non va bene perché gli utenti sembrano non trovare risposta in quella pagina stessa. Quindi tanti piccoli elementi. Però
per questo motivo è importante non solo curare il contenuto in sé per sé, ma anche curare la forma, perché se il sito web è costruito in modo tale che quando l'utente arriva anche su un contenuto magari del nostro blog, abbia voglia di restare, di scoprire di più, ok? Non trova solamente in risposte su quella pagina, ma continua a navigare il sito. Quindi ci sono tanti elementi, non si può lavorare a compartimenti stagni e pensare ad un'unica cosa. Il sito è proprio una componente fondamentale di una qualsiasi presenza digitale, spesso viene trascurato. A me invece è una cosa che affascina tantissimo perché quando lavoravo sullo sviluppo dei siti web, in azienda, pensavamo proprio a quello che è il percorso che l'utente fa sul sito, quindi ok, arriva su questa pagina, ma poi dove vogliamo portarlo, dove approda e su quell'altra pagina poi cosa trova, dove lo riportiamo. Quindi è proprio come creare una sorta di viaggio per l'utente e allo stesso tempo poi dopo parte grafica e contenuto testuale devono intersecarsi e fare in modo che sia semplice per l'utente recepire il nostro messaggio, perché magari se io faccio un muro di parole, ok? Dopo un po' l'utente magari si scoccia di leggere e quindi lì viene l'importanza magari appunto di costruire, di dividere il testo in blocchi, aggiungere delle immagini per dare una riprova visiva. Insomma, sono tante piccole cose che però veramente sono importanti affinché l'utente legga, e comprenda il messaggio che noi vogliamo mandare. Ok, un po' anche, se vogliamo, un po' psicologia. Quindi è una cosa seria creare il sito web, non è una cosa così buttata via. Poi è chiaro che si possono fare delle cose molto semplici, delle semplici landing page, anche se una buona landing page non è banale, anzi, forse è quasi più difficile di un sito web perché in una singola pagina devi mettere tutte le cose importanti, senza essere pesante. Il sito web va a braccetto con tantissime cose, va a braccetto con l'identità visiva del brand, va a braccetto con una strategia di comunicazione, con una buona stesura di testi. Per esempio, a proposito della stesura di testi, un'altra cosa per cui un sito web è importantissimo e spesso viene trascurato è quella della presentazione dei servizi, del servizio dell'offerta in generale. Ma prima un sorso d'acqua. Intanto vi faccio vedere Tucker. Sei cotto? Sei cotto cotto? Tacchino. Tacchino con quel codino. Poverino. Accendiamo l'aria condizionata tra un po', dai. Tieni botta. Dicevo. La presentazione dell'offerta. Allora, anche qui è una cosa che non viene fatta molto, molto bene, nel senso che ci sono tantissimi siti in cui effettivamente l'offerta è presente, ma è presentata in modo assurdo, che non si capisce niente, non si capisce il valore, ma non ci sono neanche le informazioni di base, cioè per esempio quanto costa, quando ci si può prenotare. Quali sono le modalità di pagamento? Cioè, voi quando strutturate la descrizione della vostra offerta dovete pensare a quali sono le informazioni di cui il mio cliente ha bisogno per acquistare questo servizio e non dire se ne ha bisogno mi scrive. No, cioè io le devo far trovare lì perché la probabilità che uno mi scriva per chiedere quelle informazioni è bassissima, ok? Molto più probabile è che esca dal nostro sito e vada su quello del nostro concorrente che ha tutte le informazioni scritte e vada lì. Ok, quindi io non posso agire nel dire faccio un sito web in cui io metto i miei contatti e poi se la persona è interessata mi scrive per sapere di cosa mi occupo, cosa faccio, cosa. No. Cioè, il sito web deve essere esplicativo perché sennò non serve assolutamente a niente. Quindi i servizi vanno spiegati per bene. E allora, uno, la spiegazione, se fatta nel modo giusto, ci aiuta anche col posizionamento sui motori di ricerca.
Due, permette al cliente di avere una visione esaustiva del nostro prodotto, del nostro servizio e quindi avere le idee molto chiare se quella è la scelta giusta per lui, cosa che fa risparmiare tempo anche a noi, perché se dobbiamo rispondere alle domande di tutti i possibili clienti, di cui la maggior parte poi avendo le informazioni dice no, non fa caso mio, io perdo anche un sacco di tempo. E due, perché senza una spiegazione esaustiva di cosa noi offriamo, come fa l'utente a capire se si può affidare a noi? Ragionate pensando che il vostro sito web deve rispecchiare il valore della vostra attività e raccontarlo al meglio. Deve dare tutte le informazioni di cui l'utente ha bisogno. E per questo motivo deve essere aggiornato, deve rappresentarvi dal punto di vista grafico, deve essere anche studiato in base a quello che è il vostro cliente ideale. Il motivo per cui io ho scelto di lavorare con Squarespace per il mio servizio di sviluppo siti web Make Yourself at Home è proprio perché per me Squarespace è una piattaforma molto semplice da gestire. Una volta che tutto è stato impostato, nel senso che una volta che le pagine sono state impostate nel loro design, eccetera, è facile duplicarle, è facile aggiungere elementi e quindi per me è la scelta migliore per quelli che sono le persone con cui io lavoro, perché in questo modo hanno la possibilità veramente di mantenerlo aggiornato senza essere costantemente dipendenti da me. Perché io sono una persona così che odio essere sempre dipendente da una persona esterna per fare una piccola cosa che potrei fare anche da sola. Quindi, cioè, ovviamente chi decide no, te ne occupi solamente te, ma io voglio lasciare questa possibilità. E secondo me con Squarespace è molto più facile manovrare le cose. Io infatti ho anche incluso alla fine proprio anche un'ora dedicata proprio a spiegare come funziona la piattaforma Squarespace in modo da essere super indipendenti. Diciamo che questo è un po' come io vedo la questione siti web e il motivo per cui veramente mi fa male quasi fisicamente quando vedo dei siti web fatti male e mi sconvolge quando ci sono siti web fatti male dietro anche a profili social invece che stanno facendo, secondo me, un lavoro egregio, perché è veramente come buttare soldi, nel senso che i profili social non ci appartengono, non è un posto dove noi investiamo nel lungo periodo. Sono posti bellissimi per costruire una relazione con la nostra community, eccetera, ma non dove costruiamo reale valore per il nostro business. Quello è il sito web che spesso viene un po' lasciato indietro ed è un vero peccato. Quindi, dalla mia sofferenza interiore a questo video, io adesso vado a rispondere a un paio di messaggi, poi al mio corso, e poi vediamo se mi succede qualcosa alla fine della giornata, se mi viene in mente qualcos'altro di cui parlarvi, argomento siti web. Non ve l'ho detto, ma sul mio sito web, nel mio blog, la settimana scorsa ho pubblicato un articolo sugli errori che si fanno molto spesso all'interno, che vedo fare molto spesso all'interno del sito web. Quindi se volete sapere di più, trovate il link in bio. Che caldo, ragazzi, sono cotta. Niente, giornata finita, un po' prima, ma le ultime 2 ore le ho passate in una call al computer, quindi mi si stanno tipo incrociando gli occhi, sono veramente stanca. Adesso niente, aspetto che l'ingegnere torni a casa e probabilmente lo accompagno a giocare a golf e io come sempre mi metto là in mezzo alla natura a leggere. Ho preso questo nuovo libro, Don't You Forget About Me, e vabbè,
copertina è bellissima. Tornando alla questione, l'occhio vuole la sua parte. Quindi niente, lui dovrebbe arrivare tra mezz'oretta. Quindi io mi ritiro in giardino intanto, da farmi un po', prendere un po' d'aria fresca.